Da lì rilancia la grande città il senatore forzista nel corso di una conferenza stampa tenuta ieri pomeriggio e ritorna su un tema a lui caro. Trasporti marittimi, altro stop, fermi i trasporti con le isole Pelagie, Ustica e Pantelleria. PD, arrivano le espulsioni, nuovo capitolo dello scontro fra i dirigenti del Partito Democratico Trapanese e i dissidenti che in vista delle elezioni amministrative a Marsala hanno deciso di appoggiare l'avversario. Lavori in corso, avviata la verifica di stabilità degli alberi dello scorrimento veloce di Trapani. Montalto e Granata, il secondo tassello del Trapani Calcio, è l'attaccante trapanese Adriano Montalto. Amianto e spazzatura nella seconda edizione del nostro notiziario, proseguiremo il nostro viaggio nelle zone degradate di Trapani. Questa mattina siamo stati in via Santa Costanza, dove è stata realizzata una discarica abusiva con la presenza anche di Eternit. Gli abitanti hanno chiesto al comune la bonifica dell'area. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima edizione del nostro notiziario. Come sempre, dopo i titoli ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria e poi rientriamo con tutte le notizie e gli approfondimenti. Ieri pomeriggio presso la sala convegni dell'Hotel Vittoria a Trapani si è tenuta la conferenza stampa di Forza Italia. Tema dell'incontro, la grande città, il servizio. In risposta alla richiesta autonomistica della frazione di Misiniscemi, cui il Consiglio Comunale di Trapani ha dato seguito autorizzando l'avvio del relativo iter amministrativo, il senatore forzista Antonio Dalì ha rispolverato il suo antico progetto della grande città, anzi rilanciando, ampliandolo a quello della costituzione di una vasta area metropolitana della provincia di Trapani, che in una visione di riassetto globale del territorio ormai irrinunciabile comprenda, oltre che il comune capoluogo, quelli di Erice, Valderice e Paceco, con uno sguardo proiettato anche su Marsala. Il tema è stato affrontato nel corso di una conferenza stampa organizzata ieri pomeriggio presso l'Hotel Vittoria di Trapani dal coordinamento comunale di Forza Italia, guidato da Giovanni Basilicò. Senatore Dalì, nonostante tutto lei intende andare avanti, anzi possiamo dire che alza il tiro, perché non guarda più alla grande città ma a una sorta di area metropolitana ancora più vasta e ancora di maggiore estensione. Certamente sì, da questo punto di vista devo dire che in tutta Italia, ma in tutto il mondo, si sta procedendo all'accorpamento degli enti locali. Io dico che anche in Italia si dovrebbe procedere all'accorpamento delle regioni, 21 regioni per l'Italia sono un numero eccessivo, la Francia lo sta facendo, sta scendendo da 24 a 12 con una rapidità di progettuale invidiabile, ma noi in Sicilia, peraltro, dove la competenza per gli enti locali è esclusiva prerogativa della regione siciliana, stiamo perdendo una grandissima occasione con la legge di riordino delle province. Adesso dobbiamo tornare, chiedere al Presidente della Regione di poter convocare il referendum, che siano sempre i cittadini a decidere, come io ho sempre sostenuto. Noi dovremmo chiedere con forza, politicamente, la nostra deputazione regionale, se si rende conto della trascuratezza di cui non solo le contrade del Trapanese, ma tutto il territorio trapanese in questo momento sta subendo, dovrebbe chiedere con forza al Presidente della Regione di convocare il referendum per la proposta di fusione. Un ladro è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri di Alcamo, stava rubando una grossa cisterna. Vediamo il servizio. A bordo di un autocarro munito di gru stava tentando di asportare una cisterna per lo stoccaggio di acqua potabile della capienza di circa 4.000 litri e del valore commerciale di 10.000 euro. Il suo progetto però non è andato a buon fine. I carabinieri di Alcamo infatti lo hanno arrestato in flagranza di reato. In manette è finito Salvatore Bertoldo di 53 anni, chiamato a rispondere di tentato furto. È accaduto la scorsa notte ad Alcamo. L'indagato, ora ai domiciliari, ha tentato di mettere a segno un furto all'interno di un podere di contrada Finocchio adibito a coltivazione di ulivi. Una telefonata anonima, pervenuta al 112, segnalava strani movimenti in aperta campagna. Scattato l'allarme, sono giunti i carabinieri dell'Alma che hanno bloccato il ladro. Avrebbe costretto la compagna a prostituirsi. Un giovane rumeno è stato arrestato dai carabinieri di Partanna. A denunciarlo è stata la donna. Ai militari dell'arma avrebbe raccontato che il compagno la costringeva ad avere prestazioni sessuali con altri uomini e se si rifiutava veniva picchiata. Il rumeno deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione.
E andiamo avanti con i servizi. Dopo la vicenda che per circa un mese ha coinvolto Lustica Lines, la Regione fa il bis. Deserto il bando e a vuoto la procedura negoziata per i trasporti con la terraferma. Le isole Pelagie, Ustica, Linosa e Pantelleria rischiano quindi l'isolamento. Il servizio. A denunciare la vicenda, che non esita a definire paradossale, è stato ieri il deputato trapanese, capogruppo del gruppo Misto all'ARS, Mimmo Fazio, che, preso atto come ben due bandi siano andati deserti nel completo disinteresse delle compagnie di navigazione che solitamente assicurano i collegamenti con la terraferma e che uguale esito ha avuto la successiva procedura negoziata, ha denunciato l'irresponsabile comportamento dell'assessorato regionale alle infrastrutture. A tale organismo Fazio addebita la maldestra predisposizione dei bandi, con particolare riferimento all'aspetto economico e alle richieste operative cui le compagnie dovrebbero adempiere. L'attribuzione di responsabilità non si ferma comunque alla parte burocratica, ma il deputato trapanese la estende anche alla politica, con inusuale coinvolgimento dei sindaci, che accetterebbero uno stato di subalternità e quindi di condivisione di scelte errate e dannose. A compendio della sua denuncia, Fazio, perché la stessa non rimanga fine a se stessa, annuncia l'attivazione della Commissione Trasporti, dei sindaci interessati e naturalmente dell'Assessorato Infrastrutture, perché comunicano quali iniziative intendono intraprendere per porre rimedio a questa nuova assurda vicenda, specie alle soglie della stagione estiva. Avviata la verifica della stabilità degli alberi di Alto Fusto nello scorrimento veloce di Trapani. La corsia centrale dell'arteria che conduce all'imbocco dell'autostrada A29 è chiusa da 3 mesi dopo il grave incidente stradale che è costato la vita ad un operaio palermitano travolto e ucciso da un grossopino che si è abbattuto. Al termine della verifica sarà deciso se procedere all'abbattimento o alla riduzione delle chiome degli alberi che costeggiano lo scorrimento veloce. Mi rendo conto che si sta procedendo con una certa lentezza, dichiara il sindaco Vito Damiano, ma nel rispetto non solo delle procedure, ma soprattutto delle piante e a tutela dell'incolumità pubblica. Nei giorni scorsi a sollecitare la riapertura totale dello scorrimento veloce era stato il consigliere comunale Ninni Barbera, che aveva presentato 2 interrogazioni al primo cittadino facendosi portavoce delle lamentele degli utenti della strada. Samsung Galaxy S6, con internet 4G e minuti inclusi per un anno solo con Vodafone. Con il 4G Vodafone tutto arriva prima. Vodafone Store Martinez. Riprendiamo il nostro notiziario e andiamo subito a vedere la pagina elettorale. Nuovo capitolo dello scontro fra i dirigenti del Partito Democratico Trapanese e dissidenti che in vista delle elezioni amministrative a Marsala hanno deciso di appoggiare l'avversario. Ieri è arrivato il provvedimento di sospensione del partito per Antonio Parinello, Luigi Giacalona, Irina De Vita, Giuseppe Ferracane e Fanny Montalto. Il provvedimento, adottato dalla Commissione Provinciale di Garanzia del Partito, prende le mosse dalla loro scelta di schierarsi a supporto di Massimo Grillo e non di Alberto Di Girolamo, vincitore delle primarie. In discussione al ruolo di Sicilia Democratica, il movimento che fa capo all'assessore all'agricoltura Caleca e che il suo capo di gabinetto Parinello ha reso protagonista nella campagna elettorale con la presentazione della lista. Intanto la sfida tra Grillo e Di Girolamo prosegue in vista del voto di domenica e lunedì per il turno di ballottaggio. Questa mattina Alberto Di Girolamo ha tenuto una conferenza stampa per iniziativa di un gruppo di cittadini, rappresentanti della società civile e suoi sostenitori. Una carrellata di interventi a supporto del suo progetto amministrativo per Marsala. Il candidato sindaco ha presentato gli ultimi 2 assessori nominati, Agostino Licari e Clara Ruggeri. Abbiamo chiuso il cerchio, 6 grandissimi assessori, tecnici e politici con la passione della politica, che mi sembra il mix giusto per amministrare una città. E poi c'è stato questo bellissimo appello che tanti cittadini di questa città hanno fatto per invitare altri cittadini ad andare a votare, perché sicuramente l'opera non può essere lasciata a metà. Certo, ci sono 5.200 voti di differenza fra me e l'onorevole Grillo, ma guai a pensare di poter restare a casa, perché i voti sono tutti a uno e l'invito che hanno fatto loro, non io, è quello di sì, andare a mare se c'è una bella giornata, ma prima di andare a votare, con tutte le motivazioni che avete sentito sicuramente in questa mattinata, e non sarò io a ripeterle.
Massimo Grillo prosegue nello sviluppo dei punti di intervento e avanza la proposta di un contratto sociale per tutelare il disagio economico cui devono far fronte i cittadini. Questo è un provvedimento che mira a estinguere il debito da parte dei cittadini che si trovano in situazioni di difficoltà, sono disoccupati, ex detenuti, impossibilitati a pagare. È inutile perseguire continuamente con gli enti di riscossione soggetti che devono decidere se far vivere, sopravvivere la famiglia oppure pagare dei debiti col comune. Siccome abbiamo visto che si ripetono situazioni di questo tipo, chi non paga il primo o secondo anno non paga più, allora è necessario riabilitare queste persone, ridare anche una dignità, metterle nelle condizioni non di avere una sanatoria, ma di estinguere il debito attraverso lavori di pubblica utilità. Quindi è una cosa assolutamente fattibile, sulla quale tecnicamente ci sono tutte le soluzioni dal punto di vista giuridico per portarla avanti, e consente di avere una serie di risultati anche di carattere economico, mi permetto di dire, per le casse del comune. Chiaramente tutto questo riguarda un tetto economico che non può superare i 15.000 euro per nucleo familiare, perché altrimenti sarebbe un discorso generico e molto diffuso. Per quello che riguarda invece le questioni politiche, io ritengo che ormai il confronto i cittadini lo potranno fare attraverso le due persone, non c'entrano più i partiti, non ci sono più condizioni legate ai consiglieri comunali, per cui visto che dall'altra parte il confronto non si è disponibile a farlo, io ho deciso di parlare direttamente con tutta la città. Si è conclusa pochi istanti fa al Castello Normanno Svevo di Salemi la presentazione del progetto Expo dell'Assessorato alle attività produttive della Regione Sicilia. Il Comune di Salemi sarà capofila dei 24 comuni della provincia per la vetrina internazionale di Milano iniziata lo scorso mese. Nel Padiglione Italia, dove si trova Piazzetta Sicilia, si svolgeranno tutte le attività di riferimento dell'assessorato diretto da Linda Vancheri. Assieme a lei da Palermo la dottoressa Leonardis, coordinatrice del progetto Expo, che ha spiegato alla stampa ciò che i 24 comuni del territorio saranno tenuti a sviluppare a Milano nei prossimi mesi. Padroni di casa il sindaco Domenico Venuti e il capogruppo all'Ars Baldo Gucciardi per il Partito Democratico. Molte le istituzioni presenti della provincia ma anche di altre parti della Sicilia, come il sindaco di Randazzo Michele Mangione. Alla conferenza stampa anche il presidente di Confindustria Trapani, Gregori Bongiorno. Il Comune di Salemi lavorerà di concerto con la Camera di Commercio diretta da Pino Pace per gli snodi prettamente operativi del progetto. Nel nostro notiziario serale le interviste e gli approfondimenti raccolti oggi a Salemi. Siglato un importante accordo promosso dal GAC Torri e Tonnare del litorale trapanese con i rappresentanti dei paesi del cluster biomediterraneo di Expo, al fine di creare nuove sinergie per la promozione e la valorizzazione dei territori. Ma vediamo tutti i dettagli nel servizio. Si è conclusa con successo l'attività di concertazione realizzata dal GAC Torri e Tonnare del litorale trapanese con i rappresentanti dei paesi del cluster biomediterraneo di Expo. Un'intensa settimana di eventi, quella che si è appena conclusa, in cui la Fondazione GAC Torri e Tonnare del litorale trapanese insieme al GAL Elimos e con la collaborazione dell'Ente Luglio Musicale Trapanese ha promosso gli itinerari del gusto, ovvero percorsi di promozione turistica legati alle ricette e alla gastronomia locale, con particolare riferimento alle preparazioni a base di pesce. Tutto questo presentato da istituzioni, chef, esperti e rappresentanti dei comuni di Trapani, Erice, Valderice, Custonaci e San Vito Lo Capo, per valorizzare al meglio tutte le risorse del territorio. Al termine di una riunione promossa e condotta dal GAC, partecipata dai rappresentanti di Montenegro, Malta, Libano, Grecia, Serbia, San Marino, Egitto, Tunisia ed Algeria, tutti i partner hanno deciso di approvare il format degli itinerari del gusto come modello per la creazione di un itinerario del gusto mediterraneo, che comprende e connetta ben 45 città dell'area del Mediterraneo.
Giornata conclusiva oggi all'ex stabilimento Florio di Favignana della nuova settimana dell'Egadi, la manifestazione culturale che si propone di valorizzare il patrimonio dell'Egadi e che ha preso il via il 5 giugno contemporaneamente a Marettimo, Levanzo e Favignana. La giornata di oggi è stata dedicata interamente all'area marina protetta, di cui è presidente il sindaco Giuseppe Pagotto, e alle sue attività. Tra i relatori, in prima linea il direttore dell'area marina protetta Stefano Donati, che ha anticipato negli interventi i numerosi studiosi presenti. Prenderà invece il via sabato e proseguirà fino al 21 giugno la 22esima edizione dell'Arco in Fiera Campionaria Artigianato, Commercio e Industria. Abbiamo intervistato Massimiliano Mazzara di Medifiere, che ci ha parlato delle novità di quest'anno. Ma quest'anno abbiamo circa 300 stand suddivisi in vari villaggi. C'è il villaggio dello shopping, che anticiperà tutte le novità dell'estate, il villaggio dell'arredo casa con tutte le, anche qui, le novità per quanto riguarda il mondo della casa, dei serramenti e delle infrastrutture per la casa. E poi abbiamo i reparti per quanto riguarda gli elettrodomestici, ma soprattutto la grande novità di quest'anno sarà il villaggio food. Abbiamo creato un villaggio del food e dello street food con tutte le aziende leader del settore, che alleteranno le serate di tutti i trapanesi, di tutta la provincia, con i prodotti tipici del nostro territorio. A fare da sfondo, a fare da cornice alla manifestazione, ci saranno ovviamente spettacoli musicali di intrattenimento. Sì, abbiamo circa 500 artisti che si esibiranno in queste nove giorni. Abbiamo due palchi montati, quindi davvero grandi spettacoli ogni sera. Abbiamo creato, speriamo di aver creato tutte le condizioni per far divertire e far passare delle serate all'insegna dello shopping e della spensieratezza ai nostri visitatori. Che lo spettacolo cominci. Che lo spettacolo cominci, speriamo che sia lo stesso successo che abbiamo avuto a Palermo presso la Fiera del Mediterraneo, 400.000 visitatori e finita domenica, davvero un grande successo. Speriamo che questo si ripeta come in tutti gli altri anni che è stato nei 21 anni precedenti. La nave ospedale Elpis inizierà un percorso promozionale divulgativo con lo scopo principale di raccolta fondi per poter iniziare ad autofinanziare le missioni sanitarie imminenti. Nei vari porti dove è prevista la sosta della nave Elpis, oltre alle visite a bordo ad offerta, verranno organizzate manifestazioni per raccolta fondi da parte di referenti e simpatizzanti dell'associazione. Le tappe saranno Messina, Roma, Civitavecchia, ma anche Pisa e Cagliari. Alla fine del tour promozionale la nave salperà per il Madagascar. Oggi nei locali dell'Istituto Comprensivo Giuseppe Mazzini di Erice è avvenuta la premiazione dei Giochi Matematici del Mediterraneo 2015, svoltosi a Palermo lo scorso maggio, che hanno visto la partecipazione di circa 800 concorrenti provenienti da tutta Italia. Ad aggiudicarsi il primo posto nella finale nazionale categoria P4 primarie di quarta è stato l'alunno Francesco di Genova. Gli altri alunni premiati sono stati Marco Guaiana, Roberta Masnata, Mattia Daidone ed Elena Mancuso. E chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Questa sera ancora politica marsalese nel nostro palinsesto. Alle 21 riproporremo l'intervista all'ex sindaco di Marsala Salvatore Lombardo, che assieme all'ex assessore alle politiche sociali Antonella Genne e all'avvocato Stefano Pellegrino hanno voluto sostenere davanti le nostre telecamere la candidatura di Massimo Grillo. A seguire invece alle 23 Antonella Lussieri intervisterà gli assessori designati di Alberto Di Girolamo, Clara Ruggeri, Agostino Licari e la neoconsigliera Ginetta Ingrassia. I tre, a quattro giorni dal silenzio elettorale, spiegheranno le ragioni di sostenere il segretario comunale del PD al voto di domenica e lunedì prossimo. Con questo è tutto, ma rimanete lì perché dopo la pubblicità c'è la pagina sportiva con Nino Maltese e poi vi aspetto qui in diretta per la nostra seconda edizione più tardi. Salve e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo con il calcio. Adriano Montalto è un nuovo giocatore del Trapani. L'ufficialità dovrebbe arrivare a breve. Vediamo un servizio con tutte le ultime novità.
Il secondo tassello del nuovo Trapani della prossima stagione è il trapanese Adriano Montalto, reduce dall'esperienza col Martina Franca in Lega Pro. Alto 185 cm, classe 1988, Montalto era stato accostato al Trapani già nella scorsa sessione di mercato invernale, ma l'affare non si concretizzò. Per lui è la prima esperienza nella sua città, dopo aver militato anche con Salernitana, Latina, Ascoli, Grosseto e anche Siracusa, e andrà a comporre un tandem tutto trapanese, o meglio della provincia di Trapani, insieme a Davis Curiale. Per uno che viene, uno che va. Infatti stamattina la società granata ha reso ufficiale un'altra notizia che circolava già, e cioè la separazione con l'attaccante Giovanni Abate, che lascia Trapani dopo 4 anni e 131 partite in totale. 4 anni meravigliosi, così li ha definiti Abate, che nella sua lunga lettera ha anche voluto rivolgere un messaggio ai bambini, invitandoli a non aver paura di indossare la maglia della propria città. Ieri invece è stato ufficializzato il rinnovo del contratto col centrocampista Andrea Feola, che ha firmato un biennale, e sempre nei prossimi giorni dovrebbe arrivare anche l'ufficialità del rinnovo di Maurizio Ceramitaro. Per ciò che riguarda il mercato in entrata, sempre aperta la pista che porta Francesco Caputo, attaccante del Bari. Ancora calcio, il presidente dimissionario del Marsala 1912, Luigi Vinci, è tornato a parlare e lo ha fatto ieri sera nei nostri studi, intervistato da Stefania Renda. Ascoltiamo cosa ha detto. Parliamo dell'importanza per Marsala di avere una squadra in Serie D e di poter puntare su un futuro più roseo ancora? Ma io ti dico che sinceramente il primo ad essere addolorato sono io, perché diciamo che per volontà mia, ma non era questa la mia volontà, era quella di continuare, e mi è stato tolto qualcosa che amo. Mi sono, diciamo, preso a cuore il calcio, perché era una disciplina che prima non conoscevo, ma fondamentalmente io amo il Marsala Calcio. È una cosa di cui me ne sono innamorato, per cui diciamo starci lontano non è facile. L'idea di andare a fare il presidente in altre società e mi è stata proposta più volte in questi giorni da varie squadre della provincia. Però dico, a prescindere dai rapporti, perché io voglio puntualizzare semplicemente che ho preso questa decisione perché non posso lavorare con Gerardi, perché siamo due persone incompatibili. Però per il rispetto che ho nei confronti dei tifosi e per l'amore che ho per quella maglia, che è la maglia della mia città, andare in un'altra società è un torto che farei a tutta la città, quindi probabilmente, dico, è lungi da me questo pensiero. Però sono anche del parere che la città di Marsala merita platee più alte. Chiaro. Quindi se io posso dare un piccolo contributo, come ho fatto 2 anni fa da semplice sponsor, questo lo farò, diciamo, volentieri e con tutto il cuore. Questo è quello che voglio, che i risultati che abbiamo ottenuto quest'anno facendo grandi sacrifici, vinto campionato, Coppa Italia, e ricordiamoci che abbiamo creato la squadra femminile, è vero, che ha vinto il campionato, è vero, in Serie B per la prossima stagione, e che è pure in Serie B, quindi dico triplete, tutto quello che abbiamo fatto, la Juve invidia il Marsala in questo momento. Spero che tutto quello che abbiamo fatto possa essere, diciamo, come base per fare bene l'anno prossimo. Un'altra notizia di calcio: la società 5 Torri Trapani ha comunicato di interrompere per la prossima stagione sportiva il rapporto professionale con l'allenatore Giuseppe Di Gaetano. Al mister si legge in una nota della società il ringraziamento da parte di tutta la dirigenza per il lavoro profuso con grande competenza e serietà. Un'ultima notizia di calcio: si è tenuto domenica pomeriggio al Cineteatro Don Bosco a Trapani il primo trofeo giovane calciatore e non solo, organizzato dallo Sporting Academy Trapani in collaborazione con Opes Italia. Sono stati premiati i giovani talenti calcistici siciliani per ruolo, il miglior istruttore e la scuola calcio dell'anno, dopo che un'apposita giuria ha individuato i migliori 3 per ogni categoria. Tra i premiati Antonio Cascione del Ribera, Emanuele Baiata del Paceco, Roberto Convitto del Marsala, Pier Nicola Impeduglia del Mazzara. Premiata anche la scuola calcio Sport Village Tommaso Natale, l'istruttore dell'Accademia Sport Trapani Vito De Simone e la calciatrice Maria Filangeri della Ludos Palermo Femminile. Ultimo servizio, grande risultato per il trapanese Maurizio Piazza, che qualche settimana fa ha ottenuto il secondo posto alla gara Strongman di Pontedera a Pisa, tappa del campionato italiano. Noi l'abbiamo intervistato, ascoltiamo.
Allora, sono arrivato secondo al campionato Strongman Italia che si è tenuto appunto a Pontedera, il quale sono arrivato secondo alla tappa di campionato. Ecco, com'è andata la gara? Ah, la gara si è svolta in tre tipi di alzate, in quali tipo lo stacco da terra, la traina di un camion e anche alla fine il trasporto di barili e alberi di tronco. E in quanto sono arrivato secondo e ora ci sarà la prossima tappa che si terrà il 20 di giugno a Prato. Ecco, che tipo di manifestazione sarà? Spieghiamolo. Sempre su prove di forza, in quanto noi atleti che facciamo parte di questa federazione ci cimenteremo in prove spettacolari e molto, come si vuol dire, rurali. Dal punto di vista emozionale, come stai affrontando questa attesa? Con la calma, l'assoluta calma e tranquillità, come ho affrontato le altre gare in cui ho partecipato. Sono sempre di solito unico siciliano che partecipa a questo tipo di gare, in quanto vorrei portare questo tipo di disciplina anche qui in Sicilia. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Grazie per l'attenzione, arrivederci. We'll be right back.